Ciao a tutti e benvenuti a Borderer Pro Streets. Ho detto male, lo so. Di cui ringrazio ancora il team di sviluppo per avermi offerto la key, Blazing Griffin. L'abbiamo già giocato io e Ninni sul canale redazionale di Nerd Dream su Twitch, quindi in live. Ci è piaciuto molto, è carino, sicuramente da giocare in compagnia. E siccome mi è piaciuto, ho deciso di fare un video anche per YouTube. Perché no? Allora, io l'ho riavviato adesso e qui c'è sta cosa che spara flash. Ah, grado Kairos. Ora puoi ottenere grado Kairos competendo con altri per di giorno in una partita veloce. Bene. Allora, detto questo, io posso fare con il pad? Adesso vi spiego anche di cosa si tratta, per chi non lo conosce, no. Devo fare con mouse e tastiera. Presentazione, divertirsi in gruppo. Ora puoi invitare i tuoi amici a unirsi al tuo gruppo per giocare insieme. Attenzione però, l'amicizia potrebbe finire in un secondo. Esatto, perché comunque saremo sempre killer e vittime, ma anche le vittime sono a loro volta killer. Qualcuno di voi dirà, ma che stai a dire, Lara? Mo' vi spiego. Novità, scherni, c'è stato un aggiornamento infatti, ora puoi sbloccare e scegliere la tua schermata di scherno per la vittoria nella lobby, quindi possiamo anche prendere in giro chi abbiamo ucciso, comunque se noi siamo arrivati primi possiamo prendere in giro. Novità, ci sono personaggi nuovi, abbiamo aggiunto un nuovo set di aspetti per ognuno per gli ambroia, scusate, per ognuno dei personaggi. Sto registrando di mattina presto, ho ancora la bocca impastata di sonno. Come si gioca? Dovresti fare del tuo meglio per impressionarmi. Forse potresti iniziare leggendo la guida del gioco. Puoi vederla anche dal menu principale in caso te ne dimenticassi. Sempre che tu sopravviva tanto a lungo. Ok. Informazioni sul gioco. Adesso io vi leggo questa parte qui, non sto a leggere tutto, andiamo poi direttamente a giocare perché sennò diventa una cosa noiosa. Ambientato in un'epoca vittoriana, Murderer Pursuits è l'esemplificazione del Mors tua, vita mea. Parole sante. A bordo della nave Britannic, un'imbarcazione che viaggia nel tempo per esplorare il nostro passato primordiale, è la regina Vittoria ai festeggiamenti. No, ho scritto, cioè, ho letto proprio veramente, scusate. È la notte delle celebrazioni per il giubileo della regina Vittoria. I festeggiamenti sono in corso sulla nave. Tuttavia, non tutto va come dovrebbe andare. Mister X, uno strano individuo mascherato, si è rivelato a te con dei piani scellerati per sabotare la missione. C'è molto per te da guadagnare, però c'è un però, dovrei dimostrargli di essere il più abile dei suoi cospiratori, cacciando e uccidendo gli altri candidati, finché non vi sarà un solo chiaro vincitore, deciso da Mister X in persona. Il giocatore che ottiene più favori vince, gli altri non riusciranno a tornare a Londra, mentre cerchi di ottenere i favori di Mister X per partecipare alle sue attività clandestine. Il gioco ricompenserà chi più riesce ad agire furtivamente e segretamente, piuttosto che gli attacchi ad effetto che attirano l'attenzione. Questo è il riassunto di ciò che è questo titolo. Quindi io non vado avanti perché sennò. E andiamo subito al gioco. Allora, ultima giocata, io ho giocato con lei. Dunque, profilo. Questo è un altro personaggio, andiamo indietro. No. Ho sbloccato delle carte. Elementare, caro mio. Rivela e uccidi una preda in una partita veloce. Allora, gioca. Facciamo una partita veloce dove ci. Non so adesso, non mi ricordo se gioco con l'IA o con giocatori a caso. Vediamo, ricerca di una partita adatta a cui partecipare. Sì, credo che parteciperò con altri player. Puoi diminuire l'esposizione entrando in una vignetta. Adesso vi faccio vedere cosa sono le vignette. Sono tratteggiate a terra.
Oh, qui possiamo selezionare il nostro personaggio. Abbiamo un tempo per prepararci, quindi questi sono i personaggi attualmente disponibili. Vedi che brutta questa. Io direi che se uso questa nuova non c'ho abilità. No, allora usiamo. L'abilità rivela, conferma il tuo sospetto rivelando le prede ai cacciatori a te vicini. Quindi io questo lo uso. E poi uso questo che serve a nasconditi sotto gli occhi di tutti, travestendoti come un altro personaggio, eliminando completamente l'esposizione. Perfetto. Quindi abbiamo il rivela e nascondi. Sono pronta. Damose. Murder your quarry, but avoid your hunters. Ok, che la caccia abbia inizio. Perché mi fa questo sparafre? Facciamo così. Uso mouse e tastiera, è meglio. Allora, queste qui sono le vignette. Queste aree tratteggiate, il bonus esposizione, ci consente di non essere visti. Invece, in alto, sotto a quanto dura la partita, 9 minuti e 34, preda stesso piano, preda piano inferiore. La barretta si colorerà di verde appena abbiamo la preda vicino o comunque nello stesso piano. Qui invece possiamo cambiare l'arma. Vediamo che cosa ci. Se mi ricordo come si fa. Abbiamo preso un pugnale, credo. Attenzione, c'è la guardia. Stava salendo il bonus di esposizione. Preda piano inferiore. Damose. Se corriamo, naturalmente, destiamo sospetti. Qui volendo potrei cambiare l'arma, ma mi piace il pugnale. Questa potrebbe essere un player, ma anche no. Preda stesso piano, attenzione. Dove starà sto maledetto? Andiamo sedella, salve. Adesso la barra verde che dice preda stesso piano, quando ce l'ho da. Ecco. C'è il simbolino, l'abbiamo trovato. No, ho sbagliato, mi sono travestita. L'ho perso, attenzione. Queste aree consentono anche di fare delle attività in modo da, appunto, non destare sospetti. Eccala. Ucciso da cacciatore. Perfetto, m'ha fregato. M'ha fregato. E si ricomincia qui al fuocherello con altri personaggi, salve, questa è la guardia. Se facciamo qualcosa di anomalo ci arresterà e finisce il gioco. Assegnazione di nuova preda. Preda. Mi stanno assegnando la preda. Preda piano superiore. Ovviamente se corriamo diamo modo agli altri giocatori di. Di vederci, per esempio questa potrebbe essere questa giapponesina, potrebbe essere un player. Dobbiamo andare sopra? Salve. Salve, fatto niente io, sa. Vado su. Allora, è al nostro stesso piano adesso la preda. Mi scusi, sa. Lasci fare. Salve, facciamo due chiacchiere, ragazzi. Preda stesso piano. È importante non far alzare il bonus d'esposizione perché poi verremo rilevati a tutti. Quindi è importante mettersi nelle vignette. Vorrei farvi vedere che prendo almeno qualcuno, ma mi sa che non mi riesce. Ma dove sta?
Outrageous. No, l'hanno uccisa. Qualcun altro c'aveva la stessa preda. Vediamo. Assegnatemi, sì, sì, sì. Preda stesso piano. Perfect. Quando la barra diventerà verde e sarà completa. Attenzione. Abbiamo davanti. Eccola. Morta! L'abbiamo uccisa! At this rate, you'll definitely be the scourge of the underdeck. Adesso ci assegnano un'altra preda. Beh, almeno. Allora, volendo, adesso possiamo. Piano inferiore. La preda è al piano inferiore. Damose. Salve. Buongiorno, come va? Tutto a posto? Ovviamente le ambientazioni cambiano, eh. Non c'è solo questa, c'è anche la sala principale. Qui siamo nella sala motori, praticamente. Preda piano inferiore, damose. Immaginate con 8 amici uccidersi tra amici, cioè, voglio dire. è divertente questo gioco. Già equipaggiato. Là. Ma mo è andato di sopra, ma io non lo so, ma cos'è? Oh, un cacciatore è vicino, attenzione. Forse è questo, il guercio. Secondo me è il guercio il cacciatore, attenzione. Andiamo su, prima che ci uccide. Stesso piano, attenzione, la preda è allo stesso piano. Chi si è cambiato? Maledetto. Qualcuno si è travestito, lo so, l'ho sentito. Piano inferiore. Ma che fa? Sale e scende, ma io non so. Preda vicina. Non l'ho trovata, mannaggia la miseria. Mo' l'abilità mi si ricarica fra 48 secondi, attenzione, sta qui, la vedo, la vedo. È lui. È il tipetto caruccio. Mi consenta, si faccia uccidere, mi consenta. E son due. Doing them in with great abandon is a most joyous thing. Io non ho fatto niente, che te indichi dei barbò. Va bene, allora diciamo che per quanto riguarda Murder Pursuits è tutto. Non mi uccida lei, eh. Lasci fare. Lasci fare, io non c'entro niente. Dicevo, per quanto riguarda Murder Pursuits è tutto. Spero che vi sia piaciuta questa breve dimostrazione di quello che è il gioco. Ringrazio ancora il Blazing Griffin, ringrazio ancora la mia reazione di Air Dream. C'è anche la recensione, io ho fatto anche la recensione, la trovate sul www.nerdream.it, trovate il link in descrizione sotto questo video. Per il momento è tutto, ci sentiamo al prossimo gameplay o al prossimo video per farvi vedere qualche gioco di cui mi regalano la key, non lo so, non saprei. Ciao a tutti ragazzi, grazie.